Ci si avvicina a uno degli appuntamenti più attesi a Controguerra, che è il Festival della Letteratura di Viaggio, quest'anno nel calendario anticipato, però insomma già c'è un parterre importante, definiti i dati e soprattutto ospiti. Grandissima soddisfazione per questa quinta edizione. I giorni saranno venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo, tre personaggi. Il primo è Emanuela Odisio, con la quale faremo anche un passaggio all'Università di Teramo, perché Emanuela la mattina farà un incontro con gli studenti, poi nel pomeriggio ci trasferiremo a Controguerra, dove verrà intervistata, gli consegneremo il decanter d'oro alla carriera e faremo anche un collegamento con Paola Mura, perché consegneremo anche il premio a Gianni Mura, perché lui era, prima purtroppo di morire, era in predicato di prendere questo premio, di venire a Controguerra. Sabato 18, anche qua motivo di grande soddisfazione, per me è veramente un grande sorriso, siamo riusciti a portare Paolo Rumiz, quindi sabato 18 marzo avremo Paolo Rumiz, giornalista di Repubblica, scrittore di viaggio, quindi una bellissima presenza, e domenica Fabio Bacà, un giornalista e scrittore del nostro territorio, che scorso anno tra l'altro è arrivato anche secondo al Premio Campiello, quindi insomma comunque sono convinto che quest'anno il festival nella sua quinta edizione mantenga il livello, se non lo alzi, rispetto agli anni scorsi, quindi c'è grande aspettativa, non vedo l'ora sinceramente di vivere quei momenti. Questo tipo di iniziativa poi lega l'espressione culturale alla promozione anche del territorio, seguendo insomma percorsi diversi rispetto a quelli classici. Hai detto benissimo, faccio un esempio: lo scorso anno, ma in passato, sono venuti diversi personaggi a questo festival, questi personaggi sono tornati a Controguerra in vacanza portando le loro famiglie, proprio perché hanno avuto un approccio con il nostro territorio molto piacevole, sentendolo come, insomma, come casa, e lo hanno voluto trasmettere anche alle persone vicine, quindi insomma vuol dire che Controguerra è un territorio altamente vocato dal punto di vista turistico, con le sue eccellenze, in primis il vino sicuramente, ma anche gli abitanti che lo compongono, quindi sicuramente Controguerra è un territorio molto appetibile per gli aspetti culturali, ma anche per le vocazioni turistiche.